1,60 la quota di Rubino Lux a 200 metri dalla partenza, numero 7 di casa Goccia d'Oro. Reduce da un successo a Bologna che è il favorito. Intanto si ritrae Rucola Fez che non partecipa al lancio. Macchina va per lasciare i concorrenti. Allo stacco dall'esterno proprio Rubino Lux cerca di sfilare sui cavalli all'interno. Ci riesce all'imbocco della piegata ed è leader dopo 200 metri in 13,6. Seconda posizione per il numero 3 di Rea Valma. Poi l'errore intanto per il 6 di Rucola Fez. Si va così al completamento del primo quarto di gara con sempre al comando il favorito. Seconda posizione ora per Rea Valma davanti a Rosalind Gar. Dall'esterno prova ad emergere Raoul Mann che si trascina il numero 8 Ruana Caff. 45,9 il passaggio ai 600 metri per il leader Rubino Lux che viaggia con un paio di margini nei confronti del resto della compagnia. C'è un agganciamento intanto alle sue spalle, poi si divincolano i due ed erano Rea Valma e Raoul Mann quando si va adesso di fronte con Raoul Mann che continua la sua avanzata a cercare di andare ad acciuffare il leader della corsa. Il chilometro in 1,18 appena abbondante per Rubino che continua a condurre Raoul Mann che ormai ha il suo sediolo. Poi ancora il numero 3 Rea Valma, l'8 Ruana Caffè e il 2 Rosalind Gare. Tutto ciò ai tre quarti di miglio con ancora un 15,1 di frazione. Quando siamo a metà della piegata conclusiva dal fondo prova a risalire Rosalind Gare che va a prendersi la schiena di Raoul Mann quando i cavalli stanno per affrontare la dirittura d'arrivo con Rubino che lungo la corda cerca ora di guadagnare margine nei confronti del resto della compagnia della quale il più incisivo è sicuramente Rosalind Gare ma anche Rea Valma ci prova nel finale. Comunque nessun problema per Rubino Lux che viene a concludere facile davanti al 3 Rea Valma e all'8 Ruana Caff. 2,4,6 il tempo totale, 1,17,8 la media al chilometro per Rubino Lux e Alessandro Gocciadoro alla guida al training, i colori del signor Paolino Sepe. Seconda vittoria a seguire, 1,60 la quota al totalizzatore, percorso di testa che non ha ammesso alcuna interferenza da parte degli avversari. Nel finale il risultato è stato anche abbastanza netto e quindi il numero 7 al primo posto a precedere il 3 Rea Valma che nel finale ha tenuto a bada il ritorno alla corda del numero 8 Ruana Caffè.